Si terrà lunedì il Consiglio dei Ministri che deve dare il via libera al decreto sicurezza e al decreto migranti. Uno slittamento dovuto a motivi di cortesia istituzionale, ha fatto sapere Matteo Salvini, visto che il Premier Conte è a Salisburgo per il vertice dei capi di Stato e di governo dell'UE e l'altro vice premier Di Maio è in missione in Cina. Non si placano le indiscrezioni sulle principali misure della manovra. Di Maio conferma la piena fiducia nel ministro Tria. Troveremo insieme le risorse, dice. È in discesa la strada per la nomina di Marcello Foa a presidente della RAI. Ieri la vigilanza ha votato la risoluzione che consente al CDA di votare nuovamente. Forza Italia si è astenuta, segnale di un accordo politico che oggi Silvio Berlusconi e Matteo Salvini potrebbero suggellare nel corso del faccia a faccia a Palazzo Grazioli. In ballo anche le candidature per le regionali. In CDA Foa ha un ampio margine. Gli unici a non votare a suo favore tra gli altri sei componenti del CDA sarebbero Rita Borioni, PD, e il consigliere scelto dai dipendenti, Riccardo Laganà. Vaccini, atto finale, il decreto mille proroghe approda al Senato tra le polemiche. La norma che contiene anche le prescrizioni sui vaccini con il via libera dell'autocertificazione deve essere approvata entro la settimana. Stamattina in aula il PD ha chiesto il voto segreto sui vaccini, ma la richiesta è stata respinta dalla presidente Casellati, con momenti di trambusto tra maggioranza di Lega e 5 Stelle e le opposizioni. Casellati ha spiegato che sulla tutela dei bambini tutti devono assumere decisioni pubblicamente. Sabato 22 settembre sarà inaugurata in pieno centro di Roma, accanto al Senato, nei locali della Basilica di Sant'Eustachio, la Casa della Misericordia con servizi per persone senza fissa dimora e famiglie fragili. Una nuova iniziativa che si aggiunge al Ristorante dei Poveri che da 5 anni ogni giorno organizza il rettore della Basilica, Monsignor Pietro Sigurani. Il settore delle auto d'epoca ha un impatto diretto sul sistema economico italiano e non solo, una vera e propria eccellenza trainata da una platea sempre più ampia di collezionisti e appassionati. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, partecipa ad un convegno dell'Automobile Club storico italiano a Palazzo Madama e ricorda la figura del restauratore di auto storica ed epoca, opportunità per i più giovani.